quest'anno all'ESMO sono stati riportati i dati per quanto riguarda l'immunoterapia di due grandi studi randomizzati, uno in adiuvante e l'altro nella fase metastatica, che hanno dimostrato entrambi un vantaggio in sopravvivenza. Sono due studi importanti perché molto numerosi, appunto disegnati per dimostrare la vera efficacia di una strategia terapeutica. Per quanto riguarda la terapia adiuvante, sono stati riportati i dati di ipilimumab verso placebo, ovvero lo studio 029 dell'ORTC, uno studio importante che ha arruolato 900 pazienti per dimostrare finalmente l'efficacia di una strategia terapeutica nei confronti di quello che era lo standard terapeutico, ovvero l'interferone, che per 40 anni è stata l'unica terapia che potevamo somministrare nella fase adiuvante ai nostri pazienti nel terzo stadio resecato della malattia. Di questa strategia terapeutica abbiamo i risultati a 5 anni. Quindi sappiamo che il 65% dei pazienti sono vivi verso il 48% del placebo e inoltre abbiamo anche i dati di relapse free survival che sono del 41% verso il 30% del placebo e di distant metastasis free survival che sono del 48% verso il 39% del placebo. Un dato molto importante di questo studio che oltre ad avere raggiunto la significatività statistica con un hazard ratio di 0.72, quindi una riduzione del rischio di morte per il 28% dei pazienti che fanno l'ipilimumab, è l'osservazione del trattamento oltre progressione, cioè vanno particolarmente bene anche i pazienti del braccio placebo rispetto al controllo storico, proprio perché hanno avuto la possibilità di fare a progressione di malattia una strategia terapeutica con l'immunoterapia oppure con i BRAF inibitori. In particolare il 23% dei pazienti del braccio del placebo hanno fatto ipilimumab e il 27% sempre del braccio placebo hanno fatto i BRAF inibitori. Quindi vediamo un continuo miglioramento della sopravvivenza anche in questo setting adiuvante, ovvero nel terzo stadio. Per quanto riguarda invece i pazienti dello studio con i 10 verso i 3 mg di ipilimumab, passiamo quindi a un setting metastatico della malattia in cui sono stati arruolati 720 pazienti a ricevere appunto una delle due strategie. I 3 mg sono lo schema approvato in Italia, 3 mg pro chilo ogni 3 settimane per 4 somministrazioni, i 10 mg invece prevedono una strategia più lunga di trattamento. Ebbene, siamo arrivati alla dimostrazione di un vantaggio di sopravvivenza per la strategia terapeutica con la più alta dose, cioè per i 10 mg, con una sopravvivenza un anno del 54% per i pazienti di 10 mg verso il 48% dei 3 mg, a 2 anni del 38% verso il 31% e a 3 anni del 31% verso il 23%. Il dato è importante anche se sappiamo che l'ipilimumab è superato dagli anti-PD-1 nella sua efficacia, quindi in prima linea ormai quasi per tutti i pazienti noi scegliamo questo tipo di strategia con gli anti-PD-1, ma potrebbe darci un'informazione importante per la strategia da usare in seconda linea nei pazienti appunto in progressione con nivolumab o pembrolizumab. Un altro studio importante di fase 3 che è stato portato sempre all'ESMO è uno studio questa volta con le target, quindi nel pazienti BRAF mutati, di confronto tra la combinazione da BRAFenib e trametinib e vemurafenib. Abbiamo finalmente i dati di sopravvivenza a 3 anni, quindi a 32 mesi di follow up, con un 45% di pazienti vivi nel braccio della combinazione verso il 31% nel braccio di vemurafenib. Il dato è davvero molto importante perché si sovrappone un po' a quello che riusciamo ad ottenere con gli anti-PD-1. Inoltre abbiamo un dato importante che riguarda la durata delle risposte complete, che sono il 19% che si ottengono nel braccio della combinazione, perché è di 39 mesi e non si erano mai osservate delle risposte così lunghe nei pazienti con una strategia terapeutica appunto nel melanoma in fase avanzata. Per quanto riguarda gli altri studi riportati, ne abbiamo tanti che sono ancora nella fase 1-2, quindi non abbiamo ancora di questi dati di efficacia, ma i dati di attività, come ad esempio lo studio di combinazione vemurafenib con mimetinib più la atezolizumab, quindi la tripletta upfront, che dimostra un beneficio clinico in quasi la totalità dei pazienti, quindi un'attività davvero quasi nel 100% della popolazione BRAF mutata. Abbiamo ancora i dati di ottima tollerabilità della combinazione di pembrolizumab col virus oncolitico T-VEC oppure in combinazione con l'antiaido, cioè con un anticorpo che inibisce un enzima
che metabolizza il triptofano e crea un ambiente negativo a livello del tumore, favorendo appunto la crescita tumorale. La combinazione quindi di nuove strategie immunoterapiche o la combinazione di anti-PD-1 con target therapies saranno oggetto dei futuri studi nel melanoma in fase avanzata.